Quindi qui sarà più corto rispetto a questo e rispetto a questo. Allora, poi proseguiamo con la parte sotto della coda che deve essere sempre della stessa misura dello scudo, quindi a questo punto peliamo anche questa parte che si potrà poi andare a sfumare con un po' di pelo verso la punta. Ovviamente la coda dell'Herdel è una coda forte, quindi non c'è bisogno di fare un codino a topo. Mano a mano che facciamo la parte sotto, ci spostiamo sopra e cominciamo a costruire la nostra coda. Allora, ritorno a riprendere il gesso per disegnarvi sopra, vi faccio vedere questa parte qua. Evidenziamola, si congiunge con questo triangolo che abbiamo fatto. Questa parte qua, ovviamente, sarà la parte più lunga della coda, sfumata per andare nella parte più, ovviamente, più corta, che è la punta. Ovviamente tutto ciò è una cosa abbastanza leggera, non è una cosa estrema. Proseguiamo a strippare tutta la parte centrale della coda. Quando fate il lato potete aiutarvi con questa mano, girate la coda, quindi la tenete anche in tensione, in più riuscite a lavorare bene proprio nello spigolo, nell'angolo che si è creato strippando la parte posteriore molto corta. Sondiamo la punta. Sempre a stripping, mi raccomando, non fate la punta a forbice perché sennò vi potrebbe cambiare colore. Allora, adesso facciamo questa parte qua, che è la parte più lunga. Cosa facciamo? Andiamo a trimmarla, vedete? Proprio poco pelo, però trimmiamo appena appena creando una piccola sfumatura che parte da più lungo arrivando sempre al più corto. Girando proprio tutto intorno alla coda, così vi rendete sempre conto di quanto tirate via da una parte all'altra. Spazzolate per controllare che la misura sia una misura corretta. Ok? Adesso questo pelo lo lasciate e
proseguiamo a fare tutta la top line e poi l'ultimo pezzo sarà questo.